Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video dei Libri dell'Avvento. Oggi torno con un argomento che mi sta particolarmente a cuore, ovvero quello di adottare 5 buone abitudini nella nostra quotidianità per andare incontro all'ambiente e alle persone che ci circondano. Decido di parlarvene anche nei libri dell'avvento, quindi in questi video un po' più a tema natalizio, perché comunque dicembre è un po' il mese dei buoni propositi, in previsione di iniziare l'anno al meglio, con il massimo delle nostre energie, e quindi direi di suggerirvi altri 5 metodi, altri 5 piccole abitudini che io tengo tutti i giorni nella mia quotidianità e che mi aiutano a comportarmi meglio nei confronti dell'ambiente, a non influire su di esso in maniera negativa. Dico che torno a parlarvene perché ho già fatto un video in merito, lo trovate qui, ve lo lascio, dove vi parlo appunto di altre 5 abitudini che ho, in modo che piano piano vedete anche come io cerchi di migliorarmi giorno per giorno e cerchi di imparare sempre qualcosa di nuovo per cercare di fare del mio meglio, la mia piccola parte in questo grande progetto che è quello di rispettare l'ambiente. Direi di partire dal reparto bagno. Come vi avevo già anticipato nell'altro video di cui vi parlavo, ho cominciato ad usare lo shampoo solido e ve lo prendo anche il sapone solido, quindi sono chiaramente saponi che non hanno un involucro di plastica e che quindi non hanno nessun impatto sull'ambiente. Questo lo sapete, l'ho preso in Grecia ed è un sapone all'aloe vera, mentre questo qui è uno shampoo di Lamazuna. Sicuramente voglio testare anche quelli di Lush, gli shampoo solidi di Lush, perché secondo me sono anche migliori, però in ogni caso anche con questo mi sto trovando benissimo. E ho preso insieme questo barattolino di vetro con il coperchio in metallo, che come vedete il coperchio è bucato. Questo mi permette di rimettere all'interno del barattolino lo shampoo, dato che chiaramente è bagnato perché l'ho usato sotto la doccia. Questi forellini permettono allo shampoo di asciugarsi e di poter essere quindi riutilizzato la volta successiva, di non sprecare neppure una goccia. Questi di solito, insomma, sia lo shampoo che il sapone durano molto più a lungo rispetto a quelli tradizionali e come ho detto non hanno nessun impatto sull'ambiente. Mi sto trovando molto bene. L'unica cosa che non uso per ora solido è il balsamo, perché non riesco a trovare un balsamo solido che riesca a districare molto i capelli, dato che io li ho veramente molto fini, molto sottili. Per ora continuo a usare quello classico, però sto cercando di trovare anche quello giusto. Altra abitudine che ho modificato, sempre per quanto riguarda il bagno, è il modo in cui mi strucco. Come vedete, io tutti i giorni indosso almeno l'eyeliner, quindi comunque ho bisogno tutti i giorni di struccarmi la sera. Invece di usare i dischetti di cotone e lo struccante, ho acquistato, ora lo vedete nella scatolina Lush di metallo, ma in realtà non mi è arrivato così ovviamente, sto cominciando ad usare questi dischetti, eccoli qua. Ora ne ho 2 perché gli altri 8 che ho ricevuto li ho messi in lavatrice per essere lavati. Sono quindi dischetti struccanti riutilizzabili di Lamazuna e che funzionano soltanto con l'acqua. Nonostante il mio eyeliner sia waterproof, io lo tolgo benissimo con questi dischetti. Li bagno bene con acqua tiepida e poi semplicemente mi strucco. Eventualmente, se il trucco è molto resistente, posso usare una goccia di latte detergente. Chiaramente questi sono dischetti riutilizzabili, quindi vengono una volta che li abbiamo macchiati, sono rose e bianchi come vedete, una volta che sono tutti sporchi si possono mettere in lavatrice, lavare una marea di volte e anche a gradi molto alti, con gradi molto alti, quindi tranquillamente li potete mettere in qualunque lavaggio oppure lavarli a mano, ecco. Come ho detto, quindi essendo riutilizzabili non mi fanno sprecare un dischetto al giorno come ho fatto per tanti anni. Esistono tante soluzioni di questo genere per struccarsi, quindi esistono panni struccanti, esistono altri tipi di dischetti. Informatevi, cercate di trovare quelli più giusti per voi, perché vi garantisco che non tornerete più indietro e, come ho detto, utilizzare qualcosa che sia lavabile e riutilizzabile è sempre buono per l'ambiente. La terza cosa che
che vi nomino riguarda noi donne, quindi il fatto insomma delle mestruazioni. Come vi avevo detto anche nell'altro video, ho cominciato ad usare la coppetta mestruale, con la quale mi sto trovando benissimo, non bene di più, ed ho quindi comprato anche questi che sono gli assorbenti lavabili. Ve ne faccio vedere uno. In realtà nel sacchettino che ci viene dato ci sono 5 assorbenti, 3 piccoli e 2 grandi da notte, e sono questi qui, eccoli qua, ve li apro, eccoli qua. Questi sono gli assorbenti, a parte sono carinissimi, poi ovviamente hanno la clip per poterli poi mettere intorno alle mutande. Ecco, scusate se guardo qua, ma vedo se sto inquadrando bene. E niente, anche con questi mi sono trovata benissimo. Chiaramente usando la coppetta mestruale non ho bisogno di un gran numero di assorbenti. L'unica cosa è che non sono adesivi, quindi magari tendono un po' a muoversi. L'unica cosa che faccio è indossare o delle mutande un pochino più piccole, oppure 2 paia di mutande per tenerli fermi. Una volta usati basta metterli una mezz'oretta in acqua fredda e poi lavarli semplicemente in lavatrice e tornano come nuovi. Sono chiaramente molto più morbidi e danno molta meno irritazione rispetto agli assorbenti classici, quindi per il momento mi sto trovando non bene di più. Passiamo adesso al reparto cucina, e in questo caso un'altra abitudine che ho preso è stata quella di acquistare i Kellogg's o comunque cereali da mettere nel latte sfusi invece che nella loro classica scatola. La scatola chiaramente dei cereali è riciclabile perché è di cartone, di carta, però la parte dentro, appunto, come sapete, il sacchetto dentro è di plastica, quindi ho trovato un'alternativa. Ci sono molti supermercati adesso che offrono i Kellogg's, i cereali, insomma, in maniera sfusa. Li compro in questi sacchetti, eccoli qua. Costano pochissimo, molto meno di quelli che compriamo già confezionati, e il sacchettino è compostabile, biodegradabile, quindi può essere gettato nel compost. E dove li tengo io quando sono a casa, dato che questo sacchetto poi magari non mi piace? Per farvi capire, eccolo qua. Questa è una scatola di latta che mi ha regalato il maritino diversi anni fa per Natale, della Kellogg's, quindi un po' sembra anche in stile un po' vintage. Comunque ha questo coperchio, io i cereali li tengo qui dentro di modo che non mi entra neppure l'aria, quindi non diventano mai morbidi, insomma rimangono belli croccanti, e tutte le mattine quindi uso questa scatola, ecco, semplicemente. Infine, la quinta e ultima abitudine che ho preso nella mia quotidianità è quella di usare un contenitore rigido per portarmi lo spuntino al lavoro. Quindi che voi studiate o che lavorate, capita praticamente a tutti di doversi portare qualcosa da mangiare in ufficio o a scuola per appunto fermare la fame nei momenti in cui quella ci attacca. Beh, in questo caso io non volevo più usare la pellicola trasparente o la carta stagnola per tenere, insomma, le mie, o un sacchettino di plastica, ecco, per portare il cibo, e quindi ho preso questa. Questa è una scatola che poi ha questo elastico giusto per tenerla chiusa. Si apre, ecco qui la scatola, e niente, io tutti i giorni praticamente, per esempio io al lavoro mi porto sempre un toast la mattina, e quindi lo faccio, lo avvolgo semplicemente in un fazzolettino di carta, in un tovagliolo di carta, e poi lo ripongo qui dentro. Oppure quando mi porto della frutta, per esempio ultimamente avevo dell'uva, la mettevo qui dentro. Insomma, è facilissima da lavare, leggera, e soprattutto ci permette di essere riutilizzata tutti i giorni nella nostra quotidianità senza dover usare niente usa e getta, quindi niente sacchetti di plastica, niente carta stagnola e così via che usiamo e poi buttiamo. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero di avervi dato delle buone idee per cambiare anche in maniera molto lieve e piccola le vostre abitudini quotidiane, e quindi andare incontro all'ambiente che ci circonda, alle persone che ci stanno intorno, perché ci tengo a sottolineare sempre anche le persone, perché acquistare cose prodotte da persone che sono pagate in maniera equa è sempre importante, che si tratti di vestiti, di oggettistica, di tutto, ecco. E niente, fatemi sapere se volete anche voi qualche nuova idea da suggerirmi, perché come sempre ve lo dico, io le prendo super volentieri questi suggerimenti, e noi ci vediamo domani con un altro video. Ciao!